tradizioni culturali, i segni, ne vedo tante attorno a me, quanti musei ho visto, tanti, però ogni volta che ne vedo uno, in questo caso ho appena entrato, avevo già visto in precedenza qualcosa, ma non con tanto tempo a disposizione. E questo tempo a disposizione del vedere i segni, gli oggetti, fa parte chiaramente del mio lavoro, come diceva giustamente prima il professor Episcopo, la stratificazione culturale, tutto quello che passa attraverso gli occhi, attraverso appunto il sentire. E il disegno diventa una sorta di scrittura che si avvale ovviamente della tradizione, della storia, dell'arte. Il mio lavoro nasce praticamente all'interno di una conoscenza del disegno che è profondamente legato al territorio. Io nasco vicino a Parma, tra Parma e Reggio Emilia. Esiste poi un elemento fondamentale, il Correggio, un artista che conosco frequentando la scuola d'arte, il liceo artistico di Parma, ha la fortuna di essere proprio legato strutturalmente alla Pinacoteca di Parma. Quindi quando uscivo, studente come voi, dall'Istituto d'Arte Paolo Toschi di Parma, entravo in Pinacoteca per vedere appunto il Correggio e il Parmigianino. E c'erano esposte spesso volte le collezioni dei disegni, e questo disegno chiaramente mi è entrato dentro in modo molto così appassionante, coinvolgente. Era la quotidianità proprio che vivevo col disegno, ovviamente con la pittura, che però era il disegno che mi stimolava sempre di più. E anche perché poi il disegno di questi due artisti, in particolare il Parmigianino, poi, no? Questo manierismo così padano, così diverso anche da quello toscano, in qualche modo con delle affinità sul piano dello stravolgimento anatomico, di questo avviluppamento, no, del corpo, delle figure verso qualcosa di assoluto, di inimmaginabile, di non più concreto, realistico, mi affascinava molto. E quindi portai con me in tasca questa matita, questo pennino, anche all'Accademia di Bologna, dove poi ho portato avanti appunto i miei studi. E in quegli anni a Bologna, negli anni 70, a metà anni 70, si viveva già così un clima di grande concertazione artistica internazionale. La prima fiera d'arte contemporanea nasce a Bologna, e quindi calavano dalle Alpi, insomma, gli austriaci, Schwarz, Krugler, Beuys, gli artisti più legati alla contemporaneità, veramente vissuta anche sulla scena internazionale. Bologna era un po' un filtro importante. Io avevo questa matita in tasca, avevo questo pennino, questa storia che avevo cercato di portare dentro di me in modo molto così proprio quotidiano, e mi trovai praticamente solo con questo strumento così tecnicamente tradizionale ad affrontare invece una contemporaneità che muoveva altri linguaggi, però tenne sempre fede a questo strumento, entrando anche all'interno di spazi in cui il disegno, la manualità, sembravano ormai desueti, ormai abbandonati, lontani, in qualche modo non più, insomma sì, Paolini, Benone, erano gli artisti che vedevo che usavano, Vettor Pisani, che usavano De Dominicis, il disegno ancora, però in modo molto freddo, molto diciamo così, mediato soprattutto dalla fotografia. Fotografia che a me interessava molto anche, no? È una cosa interessante, curiosa, proprio questo binomio tra classicità, storia dell'arte e contemporaneità delle immagini, che arrivavano praticamente, no? Così come degli input visivi attraverso il cinema. Antonioni, per esempio, un regista che amo tantissimo, il piano quello di Antonioni, il piano in sequenza, oppure Robert Altman, Tre donne, un film che mi ha dato spunto e la possibilità di dilatare in grande quello che è lo schermo poi del disegno che vedete anche nel film. Che cosa bella di questo film, che è un documentario piuttosto lungo e complesso, mostra proprio le fasi, inizia dalle fasi dello smontaggio di una mia mostra fatta in un museo, dove queste grandi tavole vengono smontate, imballate per un viaggio, e si vede proprio come il disegno in realtà sia, occupi uno spazio, diciamo così, totale di questa esposizione. Un disegno totale. Cos'è un disegno totale? Beh, il disegno è sempre, siamo abituati a vederlo praticamente come esemplificazione, come studio, come preparatorio di un'opera più importante, definitiva, che si andrà poi a fare. Nel mio caso invece no, ho cercato proprio di portare il disegno a un dato di finitezza totale, quasi maniacale,
Quindi imprimendo il braccio e le gambe, la colonna vertebrale, uno sforzo fisico quotidiano di 6, 7, 8 ore al giorno, quindi proprio una sorta di, chiamiamolo zen del disegno, cercando proprio di arrivare in fondo a questo bordo che è un bordo perché io ho una tavola di 4 metri per 4, 5 per 6, sono dimensioni che inizialmente, chiaramente questa dimensione grande in realtà nasce da cosa, da dove? Dalla grande cupola del Correggio, quando da ragazzino appunto entra dentro il Duomo di Parma e vedo questa cosa straordinaria dove si confondevano e si mischiavano centinaia di corpi e quindi desidero praticamente confrontarsi con queste misure. Con questa vocazione, non è che poi disdegni il piccolo, questa è un'opera abbastanza piccola, questa è un'opera, è un dittico di dimensioni relative, relativamente grandi, no? Però sicuramente il grande, la dimensione mi affascina. Tant'è che arrivai praticamente a. Tutto